Ciao ragazzi, benvenuti su GasTube Drums. Oggi sono in possesso di questi quattro piatti fighissimi. Qua me li ha mandati ad Agio Italia e sono dei Meinl Pure Alloy Custom. Che piatti sono questi qua? Ovviamente, come potete già vedere, sono piatti più scuri del solito, perché è una lega di bronzo. Ovviamente Pure Alloy significa lega pura, quindi sono una lega di bronzo che si differisce completamente dai Pure Alloy classici normali. Hanno uno spessore medio, né troppo spessi né troppo fini, per riuscire a dare un suono bello deciso, sempre bello deciso, ma un decadimento abbastanza veloce, quindi senza dare troppo fastidio. Dato che molto spesso mi chiedete: voglio dei piatti che suonino forte ma non diano fastidio. Ecco, questi, come vi ho detto, sono tutti Meinl made in Germany, con una finitura dei piatti, come vi ho detto, è scura perché è bronzo fumé. Abbiamo un Charleston da 14 pollici, un Crash da 18 pollici, un Ride da 20 pollici, un po' più piccolo del solito, e un Trash Crash da 18 pollici. Questo Trash Crash qua, Trash Crash difficilissimo da dire, è il piatto coi buchi, diciamo, quello che tutti conosciamo come il piatto coi buchi. È un piatto molto figo, dopo ve ne parlerò. Cosa mi è piaciuto come caratteristiche in generale di questi piatti? Mi è piaciuto il fatto che siano molto 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 definiti. Se io suono il Charleston, o il Ride, o anche addirittura il Trash Crash, non sono quei piatti troppo ariosi che poi non si capisce bene quando li stiamo andando a suonare. Sono molto definiti, molto nitidi, ma riescono ad avere una loro caratteristica, una loro personalità. Vi ho spiegato già troppe cose, forse sono partito un po' a razzo questa volta, ma perché voglio veramente farvi vedere questi piatti, perché sono ottimi piatti. Ho deciso, per dare qualcosa in più al video, di parlarvi un po' di tutti questi piatti e poi di andare a prendere un piatto per volta, spiegarvi qualcosa di ogni piatto e farvi vedere un feel per ogni piatto, perché di solito quando vi faccio vedere i piatti poi parliamo di groove, parliamo del suono eccetera. In realtà i piatti, soprattutto questi piatti qua, super secchi, super definiti, sono perfetti, mi piacciono un sacco per fare alcune tipologie di feel. Quindi mentre ve ne parlo vi farò vedere anche alcuni feel che ci sono nel PDF che c'è qui sotto in descrizione. Ok, sono partito troppo forte, mando la sigla e poi partiamo veramente con tutta la spiegazione e andiamo a vedere. Partiamo quindi dal Charleston. Questo è un Charleston da 14 pollici che è veramente super super secco e super presente. Però, al contrario di come sono di solito i Charleston così tanto taglienti, riesce lo stesso ad avere una buona pastosità. Sapete che a me piacciono molto i Charleston pastosi, quindi un po' più bassi di intonazione e pastosi. Più che altro posso avere più suoni con questo Charleston, perché se io lo tengo veramente chiuso, ho il suono secchissimo. Se io lo apro anche solo poco, che non si nota che è aperto, diventa subito diverso. Quindi con una minima cosa fatta, cioè avendo alzato solo un pochettino il piede, il Charleston è diventato un altro Charleston, un super super secco. L'altro mantiene ovviamente le stesse caratteristiche di quello prima come suono, ma come appunto pastosità è completamente diverso. Mi piace tantissimo il fatto che sia così secco per quanto riguarda un feel, perché nel momento in cui lo apro e lo chiudo subito, sentite che bello che è. Abbastanza basso di intonazione, ma tagliente. Infatti a me piace un sacco fare questa cosa qua. E come si fa a usare in un feel? Lo possiamo usare o come l'ho fatto adesso, oppure andando a mettergli anche la cassa insieme alla mano sinistra. E questo feel lo troverete nel PDF.
Passiamo al crash. Il crash è abbastanza spesso medio, come vi dicevo prima, lo spessore di questi piatti in generale non è né spessissimo né finissimo, quindi spessore medio. Mi piace questo crash per il fatto che è abbastanza potente subito, ma il suono ha un po' di sustain, ma c'è il piatto, continua dopo, però la parte proprio forte è subito e poi si ferma abbastanza in fretta. Volete sapere ovviamente un fill da fare col crash. I fill col crash non si fanno mai, ma se andiamo a vedere alcuni fill che fa ad esempio Vinny Colaiuta, che cosa fa? Lui mette un crash insieme ai tom, fa praticamente una sorta di linear, cioè un incastro di mani e piedi dove va a suonare alcuni colpi di crash e tom insieme, quindi in unisono, e in mezzo ci mette la cassa. Così non sembra al massimo, ma questi fill li troverete nel PDF. Questione ride invece, ovviamente sempre Pure Alloy Custom, da 20 pollici, quindi un po' più piccolo rispetto ai ride che sono abituato ad usare io, perché di solito uso 22 pollici, ma devo ammettere che questo ride qua, pur essendo più piccolo, riesce ad avere una forza pazzesca. È un po' più basso di intonazione, quindi mi piace un sacco, un filo più spesso, sentite che bomba, soprattutto quando vado sulla campana. È ottimo per il rock, per il pop, è veramente perfetto e soprattutto è perfetto per chi vuole un suono non troppo acuto ma un po' più basso. Il sustain è lungo rispetto agli altri piatti, ma oltre che per il pop rock possiamo utilizzarlo anche per fare altre cose, e qui vi faccio vedere il fill che però in realtà è un fill groove, perché può essere usato sia come fill sia come groove, lo trovate nel PDF, ed è questo, sentite. Fatto tantissimo con la campana, con il Charleston con la sinistra, e Ride e Charleston, che comunque hanno suoni molto molto secchi, riescono a fare diventare questo groove, questo feel perfetto ad esempio anche per il funk. Quindi anche se dovete usare questo Ride qua, che magari non nasce proprio per fare funk, ma funziona ugualmente perfettamente. Andando invece qui al Thrash Crash, che è l'ultimo piatto di cui vi parlo, Thrash Crash che è un po' strano perché non è perfettamente bombato in questo modo, ma sembra tra virgolette più un China, nel senso un insieme tra Crash e China, perché fa così e poi va un po' ad appiattirsi e quasi che va a fare una conca verso il basso. Questo Thrash Crash è appunto una via di mezzo tra un Crash e un China. Il problema dei piatti di solito però con i buchi qual è? È che suonano troppo forte, quindi sono ingestibili, perché nel momento in cui li suoniamo coprono tutto quanto. Se suoniamo con una band coprono la band e coprono la batteria e tutto, quindi di solito sono ingestibili e io infatti li uso molto poco. Ma in questo caso devo dire che questo piatto qua, quando viene suonato, ha un volume uguale praticamente agli altri piatti. Sentite ad esempio il crash normale. E il Thrash Crash.
sentite che il suono è completamente diverso, ovviamente più verso un china, come vi dicevo, ma il volume è quello, quindi non dà fastidio quando suoniamo, anche se magari facciamo un groove. Infatti, essendo così figo come suono e come volume, a me piace utilizzarlo tanto per i fill, appunto. Oggi parliamo principalmente di fill e cosa mi piace fare? Mi piace utilizzarlo insieme al timpano. Quindi nel fill che vi farò vedere adesso, che avete anche scritto nel PDF, vi faccio vedere come funziona bene con i doppi colpi spezzati. I doppi colpi spezzati sono due colpi, come un doppio colpo normale, ma uno su un pezzo della batteria, uno su un altro pezzo. Quindi io uso molto spesso questo. Cioè fare il doppio colpo su Flash Crash, in questo caso, con la cassa e poi timpano. Dove vado a metterlo questo doppio colpo qua? Vado praticamente ad utilizzare prima rullante, faccio tre colpi, accento ghost ghost, destra, sinistra, sinistra, mano forte, mano debole, doppio colpo e poi dopo aver dato di nuovo un colpo sul Flash Crash con la cassa, torno sul rullante, sentite. Usato anche insieme al crash come ho fatto alla fine, è una bomba, viene proprio un suono fermo, deciso, potente. Ragazzi, con questo direi che ho finito, spero che questa tipologia di video, questo video un po' diverso dal solito, non vi ho parlato dei piatti in generale, ma vi ho voluto parlare di ogni piatto singolarmente, perché per ogni piatto oggi avevo una cosa da dire, avevo qualcosa di diverso che caratterizzava ogni piatto e ho voluto proprio utilizzarli in modo diverso. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questa cosa di testare un piatto e cercare subito di trovargli una sistemazione, una collocazione all'interno di un filo, di un groove. Basta, con questo io voglio ringraziare tantissimo Adagio Italia per avermi mandato questi piatti spaziali, veramente molto 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 belli e molto utilizzabili soprattutto. Vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale, tanto ci mettete un secondo. Vi ricordo che tutti i fill che vi ho spiegato oggi sono scritti nel PDF qui sotto. Sempre qui sotto c'è anche l'articolo che vi riporta al sito Gastube, dove vi vengono spiegate ancora alcune cose più nel dettaglio su questi piatti per riuscire a completare bene questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!